Vita è il nuovo Salve a tutti e benvenuto al mio nuovo gameplay tutorial di Minecraft. Ma come l'hai fatto? Creiamo una partita che chiamiamo appunto vabbè, l'ho chiamata cacchio nel partito di dito sul mio per lo stesso. E ci sta. Scusate, ho spento la TV. No, siamo capitati in un mondo. Cioè, niente. Andiamo a casa, però ci sta. Sì, ci sta una foresta, quindi è una savana e una foresta. Ah, vabbè. Per fortuna non vedo neve. Questo no. È una buona cosa. La prima cosa che un buon giocatore di Minecraft, Minecrafter, chiamatevi come volete, deve sempre fare raccogliere molta legna, più legna possibile per sopravvivere, costruirsi una casa, eccetera eccetera, costruirsi degli utensili. Allora adesso noi raccoglieremo 20 legna e poi cominceremo a craftare, cioè costruire oggetti. What the fuck? Una cosa della 1.1 che ho scoperto è che togliendo le sterpaglie dagli alberi si possono trovare mele. Che possono fungere da cibo, poi potrete anche craftarle e farle diventare mele d'oro, però per me è abbastanza inutile. Guardate, carne di neve. No, vabbè, ho parlato, scusate. Non dovevo dire, per fortuna non c'è neve. Però, come sempre, la sfiga che sfiga, porca miseria. No, non stiamo a guardare questo. Siamo a 16 legna, ne raccolgo altri 4 e ho fatto. Ovviamente mi crescerà uno o due, sicuro, però tanto l'ho posizionato, quindi so che questa parte in cui taglio la legna è lunghissima e noiosa, però bisogna farlo, quindi 20, vabbè, finisco l'albero. Ah, 21. Dato che a noi servono mele, perché come vedete questa barra qui è quella del cibo, sta diminuendo, vuol dire che tra un po' abbiamo fame e niente, quindi poi mangeremo delle mele e quella riaumenterà. Ma non avevo tagliato questa, sarà un altro. Oh, mazza sfiga, manco una mela. Vediamo. Dio, una mela, cribio! Una me ne serve! Niente.
principio. Beh, io le canne di bambù le prendo, perché davanti serve molto. Ah, ci sono neve, oddio che odio. Vabbè, allora, cominciamo col raffinare il legno. Come si raffina il legno? Prendiamo E o I, come è da voi, come è impostato da voi. Da me è E, e si apre l'inventario. Guardate, voi siete questi, che potete vedervi anche con F5. Vabbè, diciamo che ne raffiniamo 16, sono 64. Ne mettiamo 4 così, facciamo il tavolo da lavoro, chiamiamolo. Ok, ce lo posizioniamo tipo qua. No, questo lo metto. Mio Dio, quanto sono furbo. E vi raffiniamo dei bastoncini. Facciamo un piccone, un accetto e basta, per ora basta. Prendiamo un po' 8 capos, 3 4 5 6, un carbone, 7 e 8. Ok, prendiamo anche il carbone. Allora, pietra si può raccogliere soltanto con un piccone dal legno fino a quello del diamante. Con quei picconi si raccoglie sempre la pietra. Il carbone dal legno a quello di diamante, il ferro dal pietra a quello di diamante, la redstone, diamanti, eccetera, da quello di ferro a quello di diamante. E finisco di raccogliere questo carbone, che poi vi spiegherò a cosa ci serve. Usciamo. Ma sì, no grazie. In questi 8 cobblestone, cioè, che a me si chiama pietra grezza perché l'ho messo in italiano, ci craftiamo una fornace. Questa fornace la posizioniamo qui, e mettendo del legno sopra, o del legno non raffinato, solo raffinato non va bene, o del carbone o del legno lavorato, io metto un carbone, si raffinerà, diventerà carbonella, carbone di legno, che non è carbone. Allora, con questo carbone mettiamo 8 stecchini, facciamo 32 torce, perfetto. Mentre cuoce, vedi, carbone vegetale, che traduzione, vabbè. Io prendo un altro po' di legno per farci un rifugio per la notte, anzi no, ce lo scaviamo il rifugio per la notte, perché quando fa notte spawnano dei mob che cercheranno di uccidervi se state su difficoltà normale. Allora, le difficoltà sono 4: normal, hard, se ce l'avete in inglese, se no normale, difficile, poi easy, facile. Guardate, lo lascio un carbone, easy, facile, poi che altro ci sta? Normal, rotetta, peaceful, che non spawneranno mostri, mentre in tutte le altre spawneranno mostri. E più è difficile la modalità, più mostri spawnano e più vi levano di vita, diciamo. Ok, sto scavando per passare la notte qui sotto perché si è rotto il piccone e mi ha fatto prendere un colpo. Ci graffitiamo questa volta un piccone. Ok, ho finito.
di pietra. Come si fa il piccone di pietra? Uguale a quello di legno. È molto semplice. E scendiamo. Eccolo qua. Come vedete sta facendo notte, quindi... Oddio, mi sono dimenticato una cosa. Oddio, mi devo sbrigare. Prendo le mie cose e scendo velocemente. Ok. Ok. Scendiamo. Illuminiamo. Non so, potrei anche mettere poche torce, invece così tante non mi piacciono. Metto un po' di più. E ovviamente non abbiamo trovato mele a sufficienza. Mannaggia il demonio. Allora mettiamo. Ok, e ci craftiamo tanti stecchini. Facciamo 64. Ok. Rimane poca legna, però non fa niente. Aspettate che sto ricordando come si fanno. Sì, così. Ci craftiamo delle scale. Ok. Forse ne bastano. Ok. Abbiamo fatto 18 scale. La mettiamo qua. Cazzo, sta diventando notte. È notte. E la chiudiamo. Allora, intanto mangiamo questa mela che male non ci fa. E... ah sì, possiamo mentre è notte cercare del ferro. Non scendiamo troppo in profondità che potremmo trovare una caverna dove spawnerebbero dei mostri anche lì e potrebbero ucciderci. Ci sono vari tipi di mostri, quelli che chiameremo mob, perché si chiamano così. Quelli pacifici, maiali, mucche e tutti gli animali e i ragni di giorno. E poi invece ci sono quelli non pacifici, cioè che vi attaccheranno a prima vista, che sono creeper, poi zombie, e ragni di notte, ragni delle caverne che avvelenano. Ecco il ferro, guarda che fortuna, se ci craftiamo subito gli oggetti in ferro, che poi voi mi andrete a dire che si craftano così, guardate. Che è semplice, si fa così, no? No, col ragionamento che abbiamo fatto per gli altri item a uno verrebbe di fare così ed è anche normale, però no, che questo è ferro grezzo, come appunto è scritto, questa traduzione è fatta bene, quindi noi dobbiamo cucinarlo, cioè raffinarlo. Aspettate. Facciamo così. Anzi, ma non ti lasciamo illuminare. Se no cominciano a spawnarmi i nostri. Vedete, lingotti di ferro. Ora vedo un attimo come stiamo messi. Notte fonda e... per questa volta è tutto, ciao a tutti, alla prossima.